Innanzitutto ringrazio per questo invito, molto gradito, e ho avuto modo anche di osservare e di rallegrarmi un po' anche di questo contesto ecclesiale, molto ristorante, ecco, almeno questa è l'impressione che ha fatto a me. Quindi con questo ringraziamento inizio e provo a ragionare, appunto, questo è un po' il tema che mi è stato affidato, della ministerialità degli sposi. Vi dico però che prima di parlare di questo, cioè in che senso si possa ragionare appunto di ministerialità degli sposi e perché per la Chiesa debba avere un significato particolare la decisione che due persone prendono di sposarsi, perché per la Chiesa non tutte le decisioni che i cristiani prendono sono così significative da costituire un sacramento o addirittura un ministero, no? Ovviamente. Quindi prima di ragionare perché questa è così significativa, io farei proprio un passo indietro, anche perché vorrei arrivare a provare a dire qualcosa della visione che l'ultimo concilio ci consegna sull'intreccio dei ministeri ecclesiali. Per fare questo mi piacerebbe shakerare, si può usare questo termine, le immagini e anche le idee che forse noi già abbiamo un po' troppo, ma forse voi no, io parlo per me e voi sopportatemi, un po' troppo predefinite della ministerialità o dei diversi ministeri. E lo faccio, mi è venuto questo spunto stimolata dalla lezione di questa mattina, leggendo i due versetti che precedono quello che abbiamo letto stamattina e qualche versetto dopo. Siamo nel 16° capitolo della lettera ai Romani, che non si legge mai nella liturgia. Perché non si legge mai? Perché fa un elenco di saluti, ma in realtà questo elenco di saluti, che sembra molto noioso da ascoltare, è un pozzo di informazioni per quella che era la struttura e la vita ecclesiale al tempo di Paolo. Perché nei saluti non ci sono sovrastrutture teologiche, ideologiche, messaggi che vuoi mandare, ma dici semplicemente le cose come sono. Vi raccomando Febe, così comincia il primo versetto del 16° capitolo. Dicono gli esegeti che probabilmente, essendo nominata per prima, lei portava la lettera, potrebbe essere. Chi portava la lettera era l'interprete autorevole della lettera. Dicono che potrebbe essere un motivo per cui viene citata per prima. Nostra sorella, che è lo stesso epiteto che Paolo usa più volte per i suoi più stretti collaboratori, per esempio per Timoteo, che non chiama sorella, lo chiama fratello, solo perché è maschio però, ma la portata di questa affermazione è la medesima. Sappiamo che nell'ultima traduzione abbiamo che è al servizio della chiesa di Cencre, ma se dobbiamo leggere il testo qui dobbiamo dire diaconessa della chiesa di Cencre. Accoglietela nel Signore come si addice ai santi, assistetela in qualunque cosa possa avere bisogno di voi, anche se infatti ha protetto molti, anche me stesso. In questo ha protetto molti, in realtà sta dentro la parola patronato, che era la strategia con cui le prime comunità nel mondo greco-romano si organizzavano. Chi abitava una casa e aveva abbastanza mezzi diventava il patrono che legava a sé i clienti. Da noi oggi questo sa un po' mafioso come strategia, sembra, no, una cosca. In realtà nell'organizzazione del mondo greco-romano era un modo per, come dire, regolamentare pubblicamente e legalmente delle relazioni in cui tutti avevano dei vantaggi. Allora, chi ha una possibilità lega a sé dei clienti, li protegge in qualche modo, e questi sono appunto legati a questo patrono. Sentite che per noi è rimasto nel culto dei santi il patrono dei viaggi, patrono, io sono poco esperta, ma esistono i patroni, ce ne sono tantissimi. Bene, quindi abbiamo questo retaggio. Bene, quindi questo era un pezzo grosso della chiesa di Cencre, una patrona che legava a sé probabilmente una chiesa. E poi arrivano Prisca e Aquila, miei collaboratori. Anche questo collaboratore l'abbiamo sentito spiegato, no? In tutte le salse, sono quelli che fanno il mestiere di Paolo qui. Essi per salvarmi la vita hanno rischiato la loro testa, e a loro non io soltanto sono grato, ma un pochino di più direi, ecco, ma tutte le chiese del mondo pagano. Salutate anche la comunità che si riunisce nella loro casa.
Voi conoscete bene questa espressione, non significa semplicemente che davano uno spazio per ospitare la comunità. Le prime comunità cristiane vengono organizzate in domus ecclesiae, cioè si strutturano intorno alle famiglie. Questa è una struttura possibile nel mondo antico perché le famiglie non sono quelle che conosciamo oggi, mononucleari, diverse, diciamo così, ma hanno una dimensione anche pubblica. Per cui la casa, parlo delle persone facoltose ovviamente, nel mondo greco-romano prevedeva anche degli spazi pubblici e alcuni cristiani, Prisca e Aquila vengono nominati fra questi, prendono questa responsabilità. Quindi la casa diventa lo spazio dove la Chiesa si riunisce e la famiglia diventa il riferimento principale di queste comunità. Non dura molto questa struttura, ma ci viene testimoniata in modo netto, diciamo così. Salutate Maria, che ha faticato molto. No, c'è cioè bellissimo questo Epeneto, poi la finisco. Questo Epeneto, dice, ma chi è sto tizio? È importante, il primo a credere in Cristo nella provincia di Asia. Chissà chi è stato il primo in Sicilia, il primo, non lo so, in Africa. In Asia il primo è stato Epeneto, abbiamo il nome qui nella lettera ai Romani. Salutate Maria, che ha faticato molto per voi. Questa è un'espressione che Paolo usa per gli evangelizzatori, per quelli che faticano per il Vangelo. Non è che quando lo dice per Timoteo, Timoteo evangelizza, e quando lo dice per Maria, Maria puliva, Facevano la stessa cosa, perché noi, no, voi no, ma io sono un po' così, guardarsi che mi viene questo schema. Allora, questo per dire che cosa, e la smetto, si potrebbe continuare, tutto il capitolo va così, che la struttura ministeriale nella Chiesa ha subito continue evoluzioni e dipende molto quello che noi vogliamo pensare e quello che noi vogliamo costruire nell'intreccio dei diversi ministeri, da quale visione di Chiesa abbiamo. Ora, lasciata questa parentesi, diciamo, antica, che non è in qualche maniera, non è che noi la leggiamo per poterla riprodurre, nessuno può tornare nel primo secolo, non è questo il punto, no? Ma la leggiamo proprio come una testimonianza di vivacità e di intreccio di relazioni ecclesiali. Detto questo, provo ad andare, alla, per quello che riesco a comprendere, alla ministerialità che noi possiamo cogliere dentro la visione di Chiesa che i padri conciliari ci consegnano nel Vaticano II e che è la Chiesa che dobbiamo provare a costruire e a mettere in piedi. Scusatemi per questa premessa, diciamo, biblica, ma questo capitolo 16 lettere ai Romani mi piace sempre così tanto che quando l'ho sentito stamattina ho avuto una tentazione a cui non ho saputo resistere, quindi ho fatto questo cappello introduttivo. Bene, che cosa il Concilio ci consegna? Diciamo anzitutto questo, che ragioneremo di ministerialità che sorgono dal battesimo e che valgono per tutti, perché anche i ministri ordinati restano battezzati, non è che glielo togliamo il battesimo col sacramento dell'ordine, quindi c'è una dimensione ministeriale che riguarda proprio radicalmente la vita battesimale, e questa dimensione ministeriale vediamo che si in qualche maniera caratterizza da una parte verso l'esterno, passatemi queste semplificazioni, della Chiesa, dall'altra parte verso l'interno della struttura ecclesiale. Quindi ministerialità battesimali che si differenziano già moltissimo e che non vedono un impegno soltanto intraecclesiale ma anche extraecclesiale. Poi abbiamo delle ministerialità legate al sacramento dell'ordine, ovviamente, e anche qui dobbiamo usare il plurale, non soltanto perché nella storia della Chiesa abbiamo avuto una bella varietà anche qui di ridefinizioni ministeriali, ma perché anche soltanto stando appunto alla visione di Chiesa dell'ultimo concilio noi abbiamo almeno tre forme di ministero ordinato, che sono, sapete meglio di me, diaconale, presbiterale ed episcopale. Quindi non ne bastava una sola, si vede. E non solo, l'ultimo concilio insiste anche sulla dimensione collegiale di queste ministerialità. Non solo non ne bastava una sola, ma non bisogna che non stiano da soli. Cioè noi dobbiamo avere uno sguardo su tutte le ministerialità ecclesiali cogliendo la dimensione ecclesiale. Anche quando guardiamo il Vescovo vediamo il Collegio dei Vescovi, ci dice Lumen Gentium. E poi il Vescovo col suo presbiterio e con i diaconi. Stesso discorso, quando guardiamo un presbitero abbiamo il presbiterio e il legame con il Vescovo e con i diaconi e ovviamente, lo do per scontato anche se non dovrei, con l'intero popolo cristiano. Quindi c'è una varietà. E poi abbiamo il ministero degli sposi,
che voi sapete non è una cosa così ovvia, non troviamo questa espressione per esempio nei testi conciliari e anche in teologia è una questione dibattuta se si possa parlare di un ministero degli sposi e in che senso. Io proverò a dire che si può fare, proverò a dire in che senso, però poi sarebbe interessante litigarci un po' sopra su questo per vedere come regge, diciamo così, il discorso. Tutto questo, ovviamente, controlliamo, ecco, l'ora, no? Ci sono, c'ho sempre il panico di andare lunga, ecco, dicevo, tutto questo dipende dall'intreccio, dalla visione di Chiesa che abbiamo e la conclusione che proverò ad offrirvi è questa: ciascuno di noi vive i propri ministeri e i propri carismi soltanto dentro e grazie l'intreccio delle relazioni ecclesiali. Ciascuno, chiuderemo così, deve la sua identità, il suo dono, all'intreccio di queste relazioni. Non esistono autonomie dentro il vissuto ecclesiale, come non esistono fra le cellule del corpo. Nessuna cellula può vivere autonomamente. Può staccarsi e morire, ognuno. Sui gusti non si discute. Ora, provo ad entrare appunto nei ministeri battesimali, quelli che sgorgano dal battesimo. Che cosa noi possiamo dire di questo? Beh, anzitutto, forse è più corretto dire che c'è tutta una ministerialità per i credenti, e vale per tutti, che sgorga dal ministero, o meglio, dal sacramento del battesimo e dal sacramento della cresima. Andrebbero tenuti insieme tutti e due. Perché, diciamo così, il battesimo ci consegna più questa dimensione di uguale dignità, in cui tutti rinasciamo, tutti veniamo rimessi al mondo, ricostituiti come figli e figlie di Dio in una radicale uguaglianza, per un brano su tutti, Galati 3,28, non c'è giudeo né greco, né schiavo né libero, né maschio e femmina, per dire che c'è un rivestirsi tutti di Cristo, così nel terzo capitolo che riporta proprio una formula battesimale con buona probabilità della lettera ai Galati. Questa comune dignità però non dice un appiattimento uniforme, ma dice invece una grande varietà di doni ricevuti, perché lo Spirito Santo ha questo vizio, o anche virtù si potrebbe dire, diamo i vizi anche allo Spirito Santo così, che quando scende sulle persone, e nessuno può dire che Gesù è Signore senza che lo Spirito lo domini, per cui tutti quelli che professano Gesù come Signore sono abitati dallo Spirito, quando lo Spirito scende su qualcuno, che cosa fa? Ne prende possesso senza snaturarne l'identità, ma anzi facendola fiorire, per cui noi abbiamo tutti credenti unici, tutti capolavori, opere prime, tutti diversi. E questo mi sembra bella l'immagine della cresima, perché noi chiaramente abbiamo, no, l'olio sulla fronte, il gesto è un pochino semplice, ma pensate se noi pensassimo un'unzione del corpo, no? Quando tu ti devi ungere, passi sul corpo così com'è, e i corpi sono tutti diversi. Cioè c'è proprio come un avvolgimento che lo Spirito fa alle storie di ciascuno, all'esistenza di ciascuno, all'interiorità di ciascuno, al corpo di ciascuno, lo rende un dono per la Chiesa. Così com'è, unico. Non per le cose che sa fare, quelle sono manifestazioni del dono, ma il dono è l'esistenza credente unica plasmata. Potremmo anche non accorgerci che uno sa fare niente. E poi alzi pure che c'è qualcuno che non sa fare niente, esiste pure questo. Non è questo il punto, ma è proprio il dono. Quindi abbiamo un'unità, un'unica dimensione battesimale, una enorme varietà costituita dal dono dello Spirito, per cui ciascuno vive il proprio dono in modo unico, perché è questo dono per gli altri, e in questo vivere serve. Cioè lo Spirito, dicono, diciamo così, i teologi, quelli tecnicamente, no? Ci dona di partecipare della exousia di Cristo, cioè della sua autorità. Gesù aveva autorità soltanto per una cosa: far vivere gli altri. Quindi questo Spirito che ci plasma in modo unico ci dà la possibilità di fare come Gesù, di far vivere gli altri. Questa è la dimensione ministeriale della vita, diaconale, chiamatela come vi piace meglio, regale, mettete giù il termine che più
vi piace. Ora, plasmati in modo unico per far vivere gli altri, per servire nella grande varietà delle possibilità, ecco quello che dicevo, questa è una ministerialità fondata sul battesimo che ci rivolge però verso tutti, non specificamente ai bisogni interni della Chiesa, dopo arriviamo a quelli. Quindi, per esempio, questo è chiaro che si vede in modo, diciamo, macroscopico più nella condizione laicale, ma si può vedere in tutte le condizioni. Abbiamo ministeri che si esplicano nell'impegno lavorativo, nell'impegno sociale, nelle relazioni, andando a votare, adesso ci tocca pure questo, a noi. Ecco, una grande varietà di possibilità di servizio che ci caratterizzano per quello che siamo. Lavorare è un ministero, se vissuto con questa consapevolezza. Dedicarsi, che ne so, a costituire una società sportiva che permette ai ragazzi di giocare in un certo modo, è un ministero sociale. Ce ne sono anche di più impegnativi e di più forse rappresentativi. Io vado sul semplice, eh? Ma se pensate che Paolo, quando descrive i carismi, a un certo punto c'è un passaggio dove dice uno dei carismi è sopportare chi è fastidioso, ad averne di questi, eh? Pensate se noi avessimo sempre uno che è capace. Nella squadra dove gioca mio figlio c'è un genitore fastidioso, e ci abbiamo uno che lo sopporta, si mette lì tutta la partita e ce lo marca a questo. E questo è, secondo me, è un dono enorme, ecco, no? Che uno a volte sottovaluta, invece no, perché tu ti godi tutto il pomeriggio, questi stanno sereni e tutti stanno sereni, ecco, è una cosa bellissima. Allora, nella semplicità, la dimensione ministeriale che sorge dal battesimo veramente coinvolge tutti gli aspetti della vita. Mi piace, lo dico velocemente ma penso sia importante, ricordare che quando si tratta di ministerialità sul campo del lavoro, di impegno sociale, di impegno politico e vedremo anche in campo ecclesiale, fondamentale è l'acquisizione delle competenze, cioè c'è una santità delle competenze. Non si può fare bene un ministero lavorativo, per esempio di medico, senza saperne di medicina. Perché il risultato è che la gente muore. Diciamo, ma quello è tanto bravo, è tanto buono, sapessi quanto è gentile, ho capito, se ne ammazza uno su due era meglio che era cattivo, così la gente non ci andava, no? Quindi c'è una santità delle competenze, perché per acquisirle noi ci siamo spesi. Abbiamo investito il nostro sacerdozio battesimale, i nostri giorni, la nostra fatica. Abbiamo tolto tempo alle relazioni, al riposo. Quindi c'è una santità delle competenze che si gioca sulle ministerialità diffuse. Ora, queste ministerialità per i credenti possono caratterizzarsi anche a livello intraecclesiale, ovviamente, cioè gli stessi credenti che fanno tutto questo nella loro vita assumono ministeri anche intraecclesiali, che sono ministeri di cui la Chiesa ha bisogno per esistere. Predicazione, liturgia, animazione della carità, potremmo fare un elenco lunghissimo, fino a quelli istituiti, no? Accolitato, lettorato, quello del catechista anche adesso è istituito, ma ce ne possono essere molti, istituiti, riconosciuti. Sono questi i servizi, i compiti, anche qui le competenze sono importanti, perché... come dire, dice, ma io voglio fare del bene, la mia nonna diceva che di buone intenzioni è lastricata la strada per l'inferno. Allora, domenica scorsa avevamo il buon pastore, no? E avevamo il lupo, il mercenario e il pastore, tutte e tre vogliono le pecore, più di tutti le vuole il lupo, che non vede l'ora di pigliarsene una. Allora, l'intenzione non basta di arrivare alle pecore, bisogna arrivarci in modo da non mangiarsele, quindi le competenze sono importanti anche per i servizi intraecclesiali. Però è un'altra forma di ministerialità. Arriviamo poi fra questi ministeri che ci pongono di fronte alla comunità in una nuova relazione, perché la comunità ci riconosce con questo ministero qui, per cui sappiamo che quello fa questo e questo ci pone dentro una diversa responsabilità e diverse relazioni. Rispondiamo anche di ciò che facciamo quando abbiamo assunto un incarico di fronte appunto
al resto della Chiesa. In mezzo a questi ovviamente stanno i ministeri, sui quali non mi fermo perché sennò parliamo soltanto di questi, accenno solamente, fondati sul Ministero dell'Ordine, che ovviamente declinano una specificità nella Chiesa. Se dovessimo dire la cosa più importante che fanno, almeno per la linea, diciamo, di interpretazione ecclesiologica che mi appartiene, il Ministero dell'Ordine radica, questa è la parola giusta, pensate un albero, radica l'intera ministerialità ecclesiale di cui ho provato a parlare nella forma originaria dell'annuncio, nella apostolicità dell'annuncio. Questa è forse l'espressione più forte, e lo fa radicando tutte le parole che diciamo dentro la forma originaria, riportando tutti i gesti che facciamo alla forma originaria che devono avere, che è quella del gesto eucaristico. E lo radica tutto quello che noi facciamo, tutti i servizi che facciamo, nella forma originaria del servizio, che è quella di Cristo. Sono venuto per servire. Quindi abbiamo come delle esistenze e delle ministerialità che ci ancorano giù. Mentre facciamo tutte queste cose che ho detto, chissà dove siamo andati a finire, a lavorare o a fare, ci ancorano nella radice evangelica, che è quella che ci sostiene e ci fa essere. In mezzo a tutto questo sono arrivata agli sposi. Troppo tardi ci sono arrivata agli sposi? No? Che me... No, perché la Barbara mi guarda con una certa preoccupazione, no? Non è vero? Non si sa mai. È da stamattina che mi guarda con una certa preoccupazione, perché sali, scendi, sali. Allora, dicevo, arriviamo agli sposi. Da quello che ho detto voi capite che quando due si sposano già potrebbero aver assunto diversi ministeri. Ci siete? No, di solito accade, è già accaduto, perché da giovani poi ci incantano sempre, ci fanno fare sempre un sacco di cose, quindi abbiamo già assunto diversi ministeri, e anche da un punto di vista lavorativo di impegno extraecclesiale. Quindi non è che noi dobbiamo pensare le esistenze cristiane con un solo ministero. Poi noi sappiamo anche, per esempio, no, nella Chiesa Cattolica di rito latino i diaconi si possono sposare, quindi il ministero degli sposi si incrocia con quello del ministero ordinato. Nella Chiesa Cattolica di rito greco anche i presbiteri si sposano, quindi ancora di più. Gli ortodossi lo fanno da sempre, ma c'è questa varietà, questo intreccio. Allora, gli sposi non hanno soltanto una dimensione comunitaria, che vivono insieme di ministero, già si trovano sulle spalle, diciamo così, o meglio, nelle dinamiche interiori dei moti dello spirito, già si trovano spinti in un servizio extraecclesiale ed intraecclesiale. E quando si costituisce, diciamo, il noi, perché questa è la particolarità interessante per la Chiesa, che fa drizzare le orecchie, diciamo così, e ci fa dire, ma forse questo è interessante per il vissuto ecclesiale. Quando il noi si costituisce, il noi deve fare i conti con questi io, che hanno le loro peculiarità, le loro caratteristiche, i loro ministeri, e ai quali, diciamo così, si aggiunge qualcosa che ha a che fare proprio con il fatto che io e te, noi due, siamo diventati un noi. Qual è il ministero che si può riconoscere a due credenti che decidono di sposarsi non semplicemente per stare insieme e fare figli, che è una buona cosa, ma anche perché questo sia qualcosa di significativo dal punto di vista ecclesiale? Nel matrimonio cristiano i credenti non scelgono soltanto di fare una famiglia, è per questo che non è proprio sovrapponibile, diciamo, al matrimonio fatto da persone che non credono, perché i significati che noi mettiamo in gioco sono altri. Anzitutto mettiamo in gioco, appunto, la volontà di fare questo, di fare questa unione dentro un'esperienza di fede. E quindi sapendo che l'amore fondamentale per noi, per ciascuno, è Dio anzitutto. E questo non è la stessa cosa che farlo diversamente. Il gesto è lo stesso, ma l'orizzonte che io ho è un altro. E in più faccio questo gesto perché diventi significativo per la Chiesa anche. E quindi mi assumo di fronte alla Chiesa qualcosa, chiamiamolo ministero, cioè un servizio, una qualcosa che io vivo perché altri vivano. Questo è un ministero, perché vivano di più e meglio, perché qualche peso gli venga tolto. Qual è questo compito che gli sposi possono assumere insieme e che diventa benefico per la Chiesa?
Vi dicevo che i teologi discutono, quindi io vi offro delle ipotesi di riflessione, non vi offro, come sempre, facciamo sempre tentativi di comprendere, non mai parole definitive. Le dimensioni penso possano essere due. La prima, mi ha accennata anche stamattina, noi abbiamo una relazione che può diventare segno della relazione che Dio stringe con gli esseri umani. Perché appunto nella relazione, diciamo, fra gli sposi, noi abbiamo una unione tale che può, con tutte le distanze necessarie, in questo Papa Francesco è stato molto saggio a scrivere questo in Amoris Laetitia, perché nessuno di noi è Dio, non so se qualcuno di voi pensava di esserlo, adesso io stamattina avevo detto che è un po' come quando dici che Babbo Natale non esiste, però ecco, nessuno di noi è Dio, nessuno può amare come Dio, e anche alcune, adesso vediamo, magari possiamo ragionarne oggi pomeriggio, ma a volte noi saltiamo questa cosa che sappiamo dicendo però con Dio si può fare tutto. Mica è vero, Rimane una ineliminabile, ringraziando Dio, vulnerabilità dell'esperienza umana, che anche Gesù conosce molto bene. Per cui quando si trova di fronte a Giuda, per esempio, amico, dice, però quello fa quel che gli pare, quello prende, se ne va, lo vende, l'ammazza, fine. E rimangono in 11. C'è, come dire, va messo in conto, diciamo così, che c'è questa radicale fragilità. Quindi segno della comunione che Dio può realizzare senza pensare però di essere Dio, di poter fare quello che Dio fa, perché se no soffriamo troppo, ecco, e stiamo un po' fuori dalla realtà anche. Quindi questo segno, questa è la cosa bella dei sacramenti, una delle molte cose belle dei sacramenti, questo segno accade in qualcosa di molto normale, di molto quotidiano e anche di molto feriale proprio, come è una relazione sponsale, e anche con il segno un po' fallimentare, no? Che ci portiamo dietro. A volte, perché ci sembra di non essere mai adeguati. Quando si ama è un po' così, quando si vuole bene a qualcuno sei sempre inadeguato, non basta mai, è così. Quindi questo è il primo compito, in questa fragilità, senza dimenticare questa fragilità, gli sposi possono essere nella Chiesa segno della comunione di cui Dio è capace. Una comunione che non si scandalizza del limite, che dà sempre un'opportunità in più, che può condividere tutto. Un segno, non la stessa cosa, ma un segno opposto, perché la Chiesa ha bisogno di sapere questo, ha bisogno di sapere che Dio ama in questo modo. Dice lo sa, ma lo deve sapere. L'altro, ovviamente, compito ministeriale, qui si intreccia ovviamente con i compiti anche propriamente ecclesiali che già richiamavo prima, si intreccia in modo molto forte, è quello della trasmissione della fede. Voi sapete che la trasmissione della fede è andata avanti negli ultimi, diciamo, secoli, negli ultimi 17 secoli, 18 secoli, in modo particolare fondamentalmente per la trasmissione intrafamiliare, no? Anche lo stesso inizio della pratica del battesimo dei bambini, che non si faceva, voi sapete, una volta, significa che la fede si comincia a trasmettere dentro le famiglie, per cui ci si pone il problema se possiamo battezzare un bambino che non è consapevole. I padri rispondevano: possiamo battezzare perché è figlio di cristiani, e non perché questi erano più, non perché erano una garanzia nell'educazione, che pure è importante, ma perché proprio sono già in qualche maniera rinati, fanno già parte della stirpe di quelli che sono rinati in Cristo. Pensate quale sguardo di fede, no? Avevano anche dentro questa idea. Bene, quindi la trasmissione della fede alle nuove generazioni ovviamente non riguarda soltanto i figli, ma riguarda poi, coinvolge gli sposi che hanno o dovrebbero avere o si prova ad avere una condizione relazionale adeguata per fare questo, perché soltanto l'esperienza dell'amore ci abilita a testimoniarlo. Quindi, avendo un'esperienza di questo tipo, vengono posti nella Chiesa con il compito particolare di trasmettere alle nuove generazioni, ma anche ovviamente di animare l'evangelizzazione. Quando dico queste cose, ovviamente non significa che questo compito è esclusivo di chi è sposato,
Perché questo è il bello dei ministeri ecclesiali, come anche dei carismi, che è tutto un intreccio e nessuno può dire se questo non lo faccio io, non lo fa nessuno. Quindi niente nella, proprio, è proprio vero nella Chiesa che tutti sono utili, nessuno è indispensabile, non lo fai tu, lo fa un altro, guarda. In Lumen Gentium 33 sta scritto che i laici sono la Chiesa là dove questa non può essere sale della terra se non per loro mezzo. Questo vuol dire che ci stanno dei posti, e sono moltissimi i posti, dove la Chiesa semplicemente non può arrivare se non tramite i laici, per dire. E lo dicono, dico questo perché in quel momento si pensava che quello che c'era prima del concilio, che la missione della Chiesa fosse esclusivamente dei presbiteri. Quindi dire questo significa non soltanto non la fai tutta tu, ma proprio qui proprio non c'entri proprio niente. Era un modo, capite, perché sapete quando vai in altalena, no? E devi, quando sei troppo su, quando devi ritirare giù, all'inizio si fa sempre un po' di oscillazioni prima di trovare un equilibrio. Allora, tutto questo per dire che ci sono diverse dimensioni di ministerialità, quindi, che si possono sovrapporre anche su più persone. Anzi, normalmente è così. Che succede? Si sente più? Si sente solo là. Poi questo. Vado? Si sente? Qualcuno ha staccato la spina, lo prendo per un segno? No, stiamo finendo. Stiamo arrivando alla conclusione. Stiamo arrivando alla conclusione. Più dimensioni ministeriali che si possono sovrapporre le une alle altre, dicevo. E le persone, attenzione che gli sposi possono assumere anche dei ministeri, non soltanto questo che abbiamo detto, senti, legato al sacramento del matrimonio, ma anche dei ministeri propriamente ecclesiali che si aggiungono, diciamo così. Ti può essere chiesto varie cose. Ora, c'è qualche diacono permanente qui? Ce ne saranno. Una delle grandi croci dei diaconi, no, non lo so, ce ne hanno molte, devo dire. Ma molte volte, essendo sposati, si trovano, lavorando con i diaconi e con le mogli dei diaconi, si trova una grande questione, no? Quelle mogli che sposano completamente la causa, diciamo, del diacono. Non si sente, vedi, ma c'è qualcosa, c'è qualcosa. C'è un progetto. Il lato oscuro della forza, ecco. Faccio soltanto l'esempio di diaconato, solo per, senza pretendere di avere soluzioni, ovviamente, come sempre. Lì, per esempio, noi troviamo a volte dei casi dove le mogli sposano totalmente, no, il servizio del diacono, che sono più diaconesse del diacono, qualche volta c'è anche questo fenomeno. No, è vero, cioè, non lo so, viviamo tutti, ma non è una colpa, Cioè, non sto dicendo questo in modo dispregiativo. Perché se la persona vive questo come un moto dello spirito e una condivisione del compito dell'altro, ma ben venga, questo è un servizio. Ci sono quelle però che non ne vogliono sapere, non so se a voi vi risulta, no? Allora una volta mi ricordo un diacono mi si lamentava tanto di questa cosa, mia moglie si lamenta sempre, non vuole venire, non vuole venire. Dico, ma figlio mio, che poi è un po' più grande, ma insomma, dico, io faccio questo ministero, vado sempre in giro a parlare, ma mica mio marito viene con me? Oggi voleva venire veramente perché voleva venire a Palermo, poi si è ammalato il piccolo e è rimasto a casa, però non è che fa quello che faccio io, fa l'ingegnere elettronico, lo fa bene, canta in un coro parrocchiale, lo fa bene, ma non fa quello che faccio io, mi sostiene, sicuro, anche molto bene mi sostiene, io ho sposato il miglior uomo che conosco, lo dico sempre, però non fa quello che faccio io. Quindi questo di assumere insieme dei compiti di catechesi, di servizio per esempio una pastorale familiare, nel diaconato anche il coinvolgimento, dipende molto da come sono i due. Ed è qualcosa che non si può forzare semplicemente perché uno è sposato, non so se mi spiego. La dinamica ministeriale prima è la relazione che fa vivere tutti, così ci fa vedere come Dio ama, si lega e fa vivere tutti. La seconda, la trasmissione della fede. Questo sì, appartiene all'amarsi in Cristo, trasmettere la fede, in modo particolare a quelli che ci vengono affidati, ai piccoli pagani che ci mettiamo in casa appena nati, ecco così, da tirare su al mondo, no? E ovviamente questo si allarga. Poi altri ministeri che possono venire chiesti possono coinvolgere la coppia, ma anche non necessariamente. Questo dipende, bisogna avere la sapienza anche di cogliere i moti dello spirito,
altrimenti si rischia di forzare. Vado a chiudere o sono già lunga? No? Ci sono? Non mi tieni manco il tempo? Sì, tu, lui, sei affidabile. Ancora. 10? Ah, pensavo di essere più lunga. 5, vedi, lei è un pochino più buona. Vado a chiudere. Questo che ho appena detto sugli sposi penso sia importante per comprendere un po' tutte le dinamiche ecclesiali nella vita ecclesiale. Perché? Quando si parla di ministeri e di carismi. Perché i doni che ci vengono fatti, come lo Spirito ci plasma e come ci spinge, non è qualcosa che è dato a noi per noi. Quando noi diciamo lo Spirito mi ha fatto un dono, beh così non lo dice quasi nessuno, beh oddio qualcuno lo dice, però che ne so, ti ha fatto un dono, facciamo finta, hai questo dono, non è che vuol dire che l'ha fatta a te, a me se mi regalano una penna la uso io, no? Quello è il dono fatto per me. Invece i doni dello Spirito sono diversi, sono i doni dati a te per altri. Per questo quando nella lettera ai Corinzi Paolo parla dei carismi dice che sono per l'utilità comune e se non servono non si usano. Se fanno il danno, io parlo in lingue, lì c'era l'esempio, ricordate, no? Se è più il casino, scusate il francesismo, che il guadagno da questo, non lo fare, perché il dono non è dato per te, ma è dato per gli altri. Quindi gli altri devono riconoscerlo, sentite quante cose devono accadere, e ci deve essere un contesto ecclesiale nel quale questo dono fa bene, vivifica tutti. Allora, anche i doni che ci vengono fatti, ciò che lo Spirito dona a me è per gli altri, quello che ci dona come coppia è per gli altri, e questo movimento ci costringe a pensare che continuamente, diciamo così, la nostra dimensione ministeriale, individuale, come coppia, ecclesiale per il servizio del mondo, diciamo così, dipende da ciò di cui gli altri hanno bisogno, da come è necessario lavorare o servire per far fiorire le loro vite, perché facendo fiorire le loro fiorisce anche la mia, questa è la logica cristiana. Ricevo un dono perché altri vivano, se loro vivono vivo pure io, che è il motivo per cui Gesù muore. Gesù non muore perché vuole morire, muore perché così gli altri vivono e così lui vive, che non vuole vivere da solo. Amati i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Non è sacrificale la morte di Gesù in questo senso, ah, ammazzatemi così muoio, non è così. Non vuole vivere senza gli altri e per salvare gli altri si passa lì. Ma poi li rivuole, li va subito a cercare appena risorto, subito. Comincia da quelle più simpatiche, però ecco, poi dopo va anche dagli altri. Allora, detto questo, la Chiesa è un intreccio di legami dentro i quali scorre il dono di ciascuno e dentro i quali il dono di ciascuno si caratterizza e si specifica con una grande, non so se sei riuscito a capire, mobilità. È difficile fissare perché qui lo Spirito soffia e dobbiamo lasciarlo soffiare ma anche stringerci gli uni agli altri. Chiudo, perché è giusto, ho parlato anche troppo, ricordando un passaggio bellissimo di Evangelii Gaudium, al numero 113, un numero che ci avrà forse 8 righe, non lo so se ce l'ha, dove il Papa, commentando Lumen Gentium, dice una cosa bellissima, e dice che la salvezza di Dio, cioè la vita di Dio, passa dentro l'intreccio delle relazioni ecclesiali, cioè dentro la complessa trama dei rapporti interpersonali. Se noi vogliamo la vita di Dio, se vogliamo il dono di Dio, se vogliamo vivere i nostri ministeri individuali, come coppia, come chiesa, è dentro la trama delle relazioni che ci dobbiamo giocare e mettere in ascolto, perché lì, dentro quell'intreccio, passa la salvezza di Dio. Evangelii Gaudium 113, per i miei gusti, la più alta espressione del magistero dell'attuale Vescovo di Roma. E mi fermo qui.